Sottosegretario D'Annunzio, tante le novità in materia di infrastrutture e trasporti per la Regione Abruzzo. Il 2022 si chiude con ottime notizie per quanto riguarda il Dipartimento delle Infrastrutture. Infatti nella giornata di ieri è stato pubblicato il bando per i lavori della Pede Montana Abruzzo Marche. È un'opera che il territorio aspettava da anni e che ci permette di recuperare l'isolamento dell'area interna, quindi della zona della Val Vibrata, nei confronti di Teramo ed Ascoli. L'intervento, per un importo pari a 55 milioni, consentirà di prolungare l'attuale SP3 e collegarla con la statale 259, la statale della Val Vibrata, per poi successivamente procedere verso le Marche e quindi verso la città di Ascoli. Per quanto invece riguarda sul problema dei porti, abbiamo anche aggiudicato la gara per il molo sud e il molo nord di Giulianova per un importo di 3 milioni 800 mila euro. Anche lì erano anni che non si facevano investimenti, l'ultimo investimento risale a quello della Giunta Chiodi e questo consentirà di completare il braccio del molo nord, di mettere in sicurezza il molo sud e fare in modo che il porto di Giulianova possa anche esso assumere un'importanza all'interno dell'economia turistica della provincia di Teramo e della regione Abruzzo.